Oggi parliamo di una componente del suono elettronico che molti preferirebbero poter evitare, ovvero il rumore. Il noise è una delle classiche sorgenti sonore che vengono utilizzate nella gestione dei sintetizzatori, non tanto o quantomeno non solo per la caratteristica timbrica che se ne ottiene, cioè il rumore, quanto per le potenzialità di controllo e di imprevedibilità che esso comporta. È ovvio che non sempre serve il rumore e quantomeno non in tutte le epoche storiche che hanno costellato l'evoluzione della musica elettronica il noise generator ha avuto la stessa importanza. Veniamo da un passato degli anni 70 in cui il noise, diciamo così, ha un po' monopolizzato la simulazione dei fenomeni naturali, pensate a onde, mare, piogge e cose del genere, per arrivare a oggi a una sorta di riscoperta da parte delle utenze, diciamo così, più interessate all'effettismo fine a se stesso. È ovvio che tutto è utile, tutto può essere abusato, per cui, come al solito, bisogna saperne fare l'impiego più opportuno. Come per quello che succede con la luce solare o quantomeno con i colori percepiti della luce dall'infrarosso all'ultravioletto, anche il rumore viene diversificato in base al suo colore, quantomeno per un discorso di fruizione più immediata. Sempre stando alla divulgazione della tradizione elettronica, abbiamo principalmente due colori di rumore, il rumore rosa e il rumore bianco, che sono, come dire, i più gettonati dal punto di vista della produzione di strumenti musicali elettronici. Il rumore bianco, in assonanza con quanto succede con la luce bianca, contiene o dovrebbe contenere tutte le frequenze simultaneamente percepibili dall'orecchio umano, quindi dal minimo possibile al massimo. Quali siano questi minimi e questo massimo poi dipende da caratteristiche soggettive di impiego delle orecchie, di età, eccetera. Teoricamente si parla di un 10-20.000, quello che volete voi, non ha molta importanza. La cosa importante però è che il rumore bianco ha tutto dentro contemporaneamente. Il problema è che il rumore bianco al nostro ascolto sembra sbilanciato sulle acute. Lui non ha colpa, è il nostro orecchio che lavora privilegiando le medio acute a discapito delle basse frequenze. Quindi diventa necessario filtrare in qualche maniera il rumore bianco per bilanciarlo meglio alla nostra, diciamo così, apparente propensione a perderci per strada le basse. Quando noi prendiamo il rumore bianco e lo filtriamo blandamente a 3 dB ottava con un passo a basso, otteniamo quello che ormai si chiama normalmente rumore rosa, cioè un rumore che è più concentrato sulle medio-basse, a discapito delle acute, e a noi sembra paradossalmente più lineare, più corretto. Finalmente ascoltiamo le basse frequenze che il rumore bianco non ci permetteva di ascoltare. Ma da un punto di vista più tecnico, qual è la differenza tra il rumore bianco e il rumore rosa? Non ha senso parlare di tante acute o tante basse, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione al concetto di energia. Il rumore bianco contiene uguale energia per unità di banda. Il rumore rosa contiene uguale energia per ottava.
bianco è uguale energia per unità di banda. Tra 10 e 20 Hz c'è la stessa energia che c'è tra 1010 e 1020 Hz. Rumore rosa uguale energia per ottava. Tra 10 e 20, un'ottava, c'è la stessa energia che c'è tra 1000 e 2000 Hz. È ovvio che tra 1010 e 1020 c'è una distanza molto ridotta, tra 1000 e 2000 c'è molta più distanza da coprire. Quindi se la stessa distanza è coperta da uguale energia spalmata, questa energia sarà molto più bassa, sarà molto più povera, ovvero la componente di acuti che io ascolto tra 1000 e 2000 è la stessa che ho tra 10 e 20. Come dire quindi che il rumore rosa è più povero man mano che salgo esponenzialmente con la frequenza, è più povero di acute. Grazie, è stato filtrato, direte voi, certo. Però all'atto pratico invece il rumore bianco è altrettanto denso in tutte le sue unità di banda, perché cammina, diciamo così, con una quantità espressa linearmente. All'ascolto, quindi, il rumore bianco è frizzante, ricco, ma sembra povero di basse. Il rumore rosa, invece, sembra più bilanciato perché finalmente qualcuno ha preso queste acute per le orecchie e l'ha tirato un pochino più in basso.